Benvenuti in questo nuovo video con Karin. Oggi faremo un sacco di reaction a un sacco di video della storia vera dell'alfabeto. Ve la ricordate, vero? L'abbiamo vista tutti e ho fatto reaction anche sul mio canale. Ma oggi l'alfabeto sta per arrivare nel mondo dei Rainbow Friends. Un tremolante F entra nel mondo dei Rainbow Friends e dice che A, con suo esercito di P, ha messo F in ginocchio insieme a tutte le altre lettere. Ma F è riuscito a scappare e a teletrasportarsi con la sua navicella nel mondo dei Rainbow Friends. Vediamo che cosa succederà adesso. Green si è preso la navicella di F e sta svolacchiando da una parte all'altra. È impazzito. È pericoloso, Green. Scendi subito. Oh, ma non così. Scendi un po' più piano. Fa bene Blue a dire di no. Si è mezzo ammazzato. Ma Blue mi sa che ha un'idea. Un armadio teletrasportatore. Guardate. Oh, c'è Spugliere, una forma di lettera. Blue è diventato una B. Una B di blu. R è diventato una R di red. Ovviamente Orange è diventato una O e Green una G. E quello è il castello di F con A incoronato. Oh, mi sa che hanno deciso un piano e di agire in un modo a noi segreto, peccato. D e E sono ai cancelli a fare la guardia. Ma guardateli! Hanno fatto una montagna di corpi di lettere. Ma come faranno i Rainbow Friends ad aiutare F? Sono così pochi e l'esercito di A è così grande. Un nuovo piano, mi sa. Si sono travestiti da donne e vogliono ammaliarli. Non so che cosa siano andati a fare, non lo voglio sapere. Ma intanto sono riusciti a entrare dentro il castello, ognuno da una porta. Vogliono accerchiare A, mi sa. Guardate F, tutto di soppiatto. Vuole prendere lo scettro. Oh, intanto è entrato nella stanza dei biscotti. Mi sa che vuole solo mangiare. Come al solito, Orange è un affamato. È felicissimo, fa un cuore e si butta, abbuffandosi di tutto quello che c'era sul tavolo. Mi sa che non è riuscito molto nella sua impresa, eh? Nel frattempo, Blue ha scoperto la verità. F era un sovrano cattivissimo, frustava e picchiava i suoi sudditi e loro sono andati ad aiutare la persona più cattiva di sempre, anzi, la lettera più cattiva di sempre. Ha preso lo scettro! Blue, devi fare qualcosa, devi impedire F di riprendere il potere. Ma è troppo tardi, mi sa. Lo scettro ha dei poteri e ha buttato di sotto A, ferendolo mortalmente. Orange si è svegliato. Che cosa sta succedendo? I colori sono tutti scomparsi? Nel frattempo, Green e Red sono lì a farsi adorare. Ma tutto sta prendendo fuoco. Le lettere sono disperate, urlanti. F ha tolto tutti i colori e tutta la potenza e tutta l'energia buona dal mondo. Mi sa che stanno per scoprire la verità. Le gemme della corona hanno dei poteri? E vengono date ai Rainbow Friends che vengono ritrasformati. E adesso le hanno unite? Si sono uniti tutti e quattro.
nel Rainbow Friends per eccellenza, un vero e proprio arcobaleno vivente. Come i miei capelli, potere dell'arcobaleno contro il potere dell'oscurità. Chi vincerà, ragazzi? Scrivete nei commenti chi vincerà secondo voi e lasciate tantissimi mi piace e iscrivetevi tutti al canale per far vincere i Rainbow Friends. Tutte le lettere mettono le mani al cielo come quando devono aiutare Goku in Dragon Ball. L'energia di tutti i sudditi va dentro il Rainbow Friends assoluto. E l'energia sprigionata riesce a sconfiggere F. Non posso credere ai miei occhi. Che bello! Hanno vinto! Ce l'hanno fatta! Tornano a casa loro e hanno liberato la città. Ma voi pensavate che i video di oggi fossero finiti? Assolutamente no! Andiamo a vederci qualche altra meraviglia. Qua potete assistere a un F nella vita reale. Che cosa farebbe F se entrasse al supermercato e iniziasse a spaventare tutti quanti? Avete visto? Mangia qualsiasi cosa. Ma lo stanno buttando fuori. Questa commessa non era tanto simpatica, ma F continua a invadere i negozi di tutta la città. Vuole mangiarsi tutto. Oh mio Dio. Si è spaccato la testa, mi sa. Ma vogliono cacciare F, un cacciatore di tutto rispetto. Si è piazzato sotto dell'erba finta. Vuole catturarlo. Guardate! F è lì che corre. Cercano di sparargli. Devono buttarlo giù per ricatturarlo e rimandarlo nel suo vero mondo. Eccolo lì. Un F selvatico all'orizzonte. Ce la faranno a catturarlo? Mi sa proprio di sì. Ciao ciao F, sei stato ucciso. Ma come è stato costruito questo F? Ve lo faccio vedere immediatamente. Sono state prese tantissime scatole, come potete ben vedere. E dopo averle assemblate tutte, è il momento di ritagliarle, incollarle, fare gli occhi e poi dipingere tutto di nero con le bombolette. Attaccare i denti, gli occhi. Ed ecco qua, un F super potente da poter scatenare in giro per il mondo. Fatelo anche voi a casa vostra e se lo farete, mandatemi delle foto su Instagram, mi raccomando, perché io guardo tutte le vostre creazioni e tutti i vostri disegni. Ma pensavate che i video fossero finiti? Ma certo che no! Uniamo Q alla T, che è un pesce martello. Che cosa ne verrà fuori? Vediamo come sarebbero nella vita reale. Oh, troppo carini! Super innamorati! E K unita a X? E che cosa ne verrà fuori? Oh mio Dio, gli ha tirato nell'occhio il suo attrezzo da ninja. Povero K, spiaccicato come una mosca. Ma adesso vediamo X unito a L. Ma non erano X e L, io vedo K. K e L. Dov'è X? Un insetto e la magica L. Hanno fatto male, hanno sbagliato. H più Z, con i suoi tre puntini come quando uno dorme. L'amore. Questa volta è vero amore. Oh, sarebbero perfetti come coppia. La V in coppia con la doppia V. Guardateli, che carini. Doppia V a due teste, dolcissime insieme, amorevoli. X con Y. Oddio sì, la coppia del secolo, la dolcezza assoluta. Mi piacciono tantissimo insieme. Voi dovete scrivermi assolutamente nei commenti qual è la vostra coppia preferita in assoluto e soprattutto chi shippereste. Ma vediamo A con T. Bello A. È bellissimo. Y con I. E. Scatterà l'amore? Non lo so, Y sembra vergognarsi un po' davanti a E. E F? Con chi lo metteranno? O o P? Con P? Ma se l'ha uccisa? Oh, lei così carina e lui così cattivo e alternativo. P?
Con B? Vediamo. Mio Dio, B è una farfalla. B lo vedrei bene con K perché è un insetto. Potrebbe essere una bella coppia, ma X adesso insieme a V. Fatecelo vedere. X è un pazzo sclerato, mentre V è super carina. Guardatela, con quel fiorellino in testa. Z con H. Bellissimo Z, super figo. Oh, super potente, è il mondo. J con G. J e G potrebbe essere la coppia del secolo. Ma aspettate, adesso vi faccio vedere una cosa ancora più bella. Tutte le lettere dell'alfabeto LOR rinchiuse nella realtà, realizzate a mano da un ragazzo che le ha fatte fisicamente. Pensate di poter creare a casa vostra tutte le lettere dell'alfabeto del video e poi poterci giocare e far succedere tutto quello che succede nel video. Quanto sarebbe perfetto, meraviglioso, secondo me. Sta rifacendo tutta la storia, se vedete, ma con le lettere fisiche costruite da lui. È bellissimo! Ha realizzato parte per parte tutto in 3D. E poi ovviamente sarà andato a stampare tutto. Qui sta realizzando F. Dente per dente. Occhio per occhio. Parte per parte. E ovviamente dopo aver realizzato tutte le lettere e averle poi plasmate manualmente, è andato a dipingerle una per una. Questa è D. Guardate com'è bella. E dopo averle create tutte, eccole qua. A, B. E ovviamente c'è anche C. Secondo me sono veramente, veramente stupende. Le sto amando. Una più bella dell'altra. Le voglio anch'io, le voglio anch'io. Fatemi sapere qual è la vostra lettera preferita e scrivetemelo qua sotto nei commenti. Voglio assolutamente saperlo. La mia ovviamente è F. Sono affezionatissima. E la mia seconda lettera preferita è Q, perché è tutto lento e così carino. Mi piace veramente un sacco. La mia terza lettera preferita penso che sia P, perché è dolcissima. Queste sono le mie tre lettere preferite. Voi fatemi sapere le vostre qua sotto nei commenti, mi raccomando. Ma come in ogni video che si rispetti, non possono mancare le creazioni con la carta, cose che potete fare anche voi a casa vostra in modo super semplice, replicarle e poi ovviamente dopo che le avete replicate mandarle a Karin per fargliele vedere. Guardate quanto sono belle, adoro, adoro veramente tanto. Qui ci insegnano anche come disegnare bene A e come disegnarla male. Questa ovviamente è disegnata malissimo. Noi vogliamo vedere quella disegnata bene. Presto, presto, facci vedere come si disegna bene A. Guardate che bello, questa sì che è una A fatta benissimo. Anzi, A benissimo. Beh, ma guardiamo la realizzazione di almeno una di queste bellissime lettere. Vediamo la A, quella che si apre. Dovete prima piegare il foglio e disegnarci sopra. Sì, una semplicissima A. Ovviamente dopo aver disegnato la A dovete aprirla e disegnare la parte che si vedrà quando aprirete il foglio. Sì, una bocca gigantesca per questa A. E una volta che avete finito di disegnare, ovviamente dovete colorare. E se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al canale e lasciare un mi piace. Voi fatemi sapere nei commenti qual è stato il vostro video preferito in assoluto, qual è la vostra lettera preferita e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao!